Torniamo da te. Partenza al veleno. Torniamo da te fra pochissimo, 20 secondi al via, al momento della quarta, della quinta regata di semifinale tra Luna Rossa e BMW Oracle, 3-1 per Luna Rossa. Ci siamo, ecco l'entrata nel campo di partenza. Parte alta del teleschermo c'è Luna Rossa e sotto c'è BMW Oracle. Pennello numerico numero 1 sulla prua della barca comitato, è il match numero 1 della giornata, avete visto anche la lettera P, sono dentro, è cominciata la regata numero 5. Parte alta del teleschermo, James Spitil sotto di lui, Chris Dixon. Fino adesso possiamo considerare 3 partenze nettamente a favore di Spitil, una pari. Si avviano al dial up, lo raggiungono adesso, mura a sinistra per Oracle, a sinistra del vostro teleschermo, James Pitil arriva, vediamo quando si infaccia, ritarda fino all'ultimo e adesso prua al vento per entrambi. Prima mossa di questa lunga partita a scacchi tra Luna Rossa e BMW Oracle. Adesso si attende Elena. È dura, eh? Di tenere la barca sotto controllo quando non muove è molto difficile. E siccome forse eri su bicicletta senza velocità. Sì, immagine, sì. Difficile non mettere sì. I piedi giù. Certo. E adesso sono ferme. Un minuto e mezzo abbondante e consumato da quando sono entrati nel campo, avete visto la distanza dalla linea, sono ancora molto vicini alla linea, le barche continuano a essere ferme, vedete l'uomo sulla prua di Oracle, ce n'è anche uno sulla prua di Luna Rossa per aiutare il passaggio della prua, muovendo il Genova, facendolo gonfiare da un lato e dall'altro. Ecco, muove adesso, sembra voler virare, no, è ancora fermo James Pitil. Possiamo dire che in genere più tempo che rimangano così bloccati a favore della barca destra che è Luna Rossa, però stanno andando in marcia indietro che è leggermente più pericoloso per la barca sopra vento che è Luna Rossa. Le regole cambiano quando le barche vanno in marcia indietro. Attenzione perché James Pitil sino adesso ha dimostrato uno strepitoso controllo della sua barca che adesso naviga decisamente a marcia indietro, sempre Chris Dixon con i suoi caratteristici guanti. Anche Baron Beck aveva guanti, sì. Però. Sì. Gli ha portato fortuna moltissimo, in Coppa America almeno. Ecco, allora Dixon ha iniziato a gonfiare le vele e lo fa egualmente Spitil. Più che lui può fare esattamente la stessa mossa di Oracle, più che lui mantiene il controllo. Adesso accelera Luna Rossa, mentre è già partito BMW Oracle. Vedete che cerca di stopparlo da sotto, 2 minuti dal via, sono ancora in largo anticipo per la linea. Bellissimo. Bravissimo fino adesso il lavoro di Spitil, bravissimo. Dixon va a rialzare faccia al vento qua Dixon. Ha saputo attendere James Spitil, Jesse James Spitil, hanno chiamato anche 100 secondi al via adesso. Spitbull proprio per queste partenze KO. Vediamo, 1 minuto e 30 alla partenza, al momento del via, Luna Rossa attacca. Alan Smith sulla prua di Luna Rossa, Luna Rossa è alla destra del vostro teleschermo, adesso è più veloce, vediamo se vira, forse, sembra di sì. Sì, ha virato. No, è ancora Dixon tornato. Dixon va a tentare di poggiare Strandbike, ma non ce la fa. No. Grande problema qua per Oracle. Grande problema per Dixon, Spitil all'attacco quando manca un minuto e quando mancherà un minuto, tra pochi secondi scenderà la lettera P sul vostro teleschermo, 60 secondi da spendere con Dixon apparentemente in balia di James Spitil. Questa è una lezione. E ne è fuori, da lì non può virare. Lo spinge fuori, grande partenza di James Spitil. Attenzione, ancora 48 secondi però. Attenta, Dixon va a virare quando Spitil ha la boa in bocca. O va a appoggiare. Aspetta. Sì. Va a appoggiare quando James è incastrato con la boa. Quella è la sua unica fuga. Yep, e Spitil. Vediamo se ce la fa strambare il 30 secondi via. Fa fallo, va a fare fallo Dixon.
Attenzione alla strambata, ricordatevi che ora quella è blu, blu una rossa gialla, attenzione alle decisioni dei giudici, mancano 18 secondi e Dixon è ben lontano da poter impostare la sua partenza, richiesta assoluta di penalità, attenzione, penalità. Gialla luna rossa, gialla luna, sarà penalità, gialla luna rossa, blu Oracle, Spitil scatenato, attenzione, adesso è il momento del via. Adesso è il momento del via, attenzione alla decisione dei giudici. Blu! Oracle, penalità! E dovrebbe James essere blu-rosso. Dovrebbe essere blu-rosso. Sì, perché è davanti, dovrebbe, hai assolutamente ragione. Attenzione, attenzione, collisione. Attenzione! Un'altra penalità. Un'altra penalità. Dixon in balia di Spitil. Attenzione, attenzione, una prima penalità. Rossa, è un altro. È un'altra, no. Pazzesco. In balia totale, umiliato. Chris Dixon esce da questa partenza con due penalità, una delle quali dovrà essere eseguita immediatamente. Questo più che KO è uscita dal ring. Elena Sofia Ricci, non ti muovere da qui. Io sono... Deve fare penalità, vedete che è in vantaggio Oracle, non potrebbe esserlo, ha guadagnato questo vantaggio grazie al fallo, eccola, per questo i giudici penalità. Gli impongono di fare immediatamente la penalità per ripristinare la situazione precedente al fallo. Dunque, attenzione... Vedi, Spitil, devi stare attento qui, Spitil. Spitil ha virato per dare fastidio a Dixon, che fino a un certo punto va bene, ma secondo me... Spitil, stai tranquillo, il lavoro già fatto, non fai troppi... Ecco, Dixon adesso deve fare un penalità. Che Spitil partenza. Va a virare ancora, credo. E guarda che visto, indica, sono due. Ha fatto con Dixon prenderà le mani bandiera due. Nera, se non lo fa la penalità... Ah, ecco, ecco. Lo fa. Eccola. Ma mi dispiace un po' che Spitil ha virato lì, perché adesso ha la sinistra. Mi piacerebbe più se lui avresti...